Al Perla di Nova Gorica incontro Federico Petruzzelli, capitano del team di Premier Win. La prima domanda che voglio farvi è che cosa significhi oggi essere giocatori professionisti, perché lui lo è davvero. Buonasera, ciao Jack. Essere un giocatore professionista di poker oggi comporta parecchi sacrifici, insomma. È una vita particolare, una vita, sì, ci sono i pro e i contro, nel senso che magari guadagni tot di soldi che un impiegato, diciamo, non guadagna assolutamente, però comunque è una vita particolare, nel senso magari con la ragazza non puoi andare a cena la domenica sera perché hai i domenicali da giocare online, hai le tue trasferte da fare, quindi comunque devi per forza di cosa allontanarti di casa per una settimana, e comunque vi garantisco una vita molto 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 stressante, non è così semplice come si pensi, insomma, stare anche grindare online per 6, 7, 8 ore al giorno, insomma, non è assolutamente semplice. E che cosa significa oggi rappresentare una room come Premier Win? Innanzitutto è una cosa che mi onora tantissimo, poi comunque hai parecchie responsabilità, quelle di dimostrare sempre, insomma, le tue capacità di portare risultati a casa, è un bel lavoro. Lavoro quindi di grande soddisfazione, ma Federico, avete sentito che ha parlato anche di fidanzata, e a questo punto diventa anche naturale chiedersi com'è un legame sentimentale quando si gioca a poker, quando magari si fanno le 4 della mattina, quando magari una carta non scende e tu sei nervosissimo e la fidanzata fatica anche a comprendere, no? Guarda, ti posso dire la verità, io penso di essere tra i pochissimi fortunati, nel senso che io sto con la mia ragazza da 2 anni, mi ha conosciuto come un professionista di Texas Hold'em, i patti sono stati chiarissimi dall'inizio, nel senso lei sa che comunque io faccio questa vita, e ti posso dire che non ho problemi, nel senso che anzi mi appoggia, mi accompagna spesso alle trasferte, lei studia, si sta laureando l'ultimo anno, quindi comunque io penso di essere tra i pochissimi fortunati. So tanti miei colleghi, amici hanno parecchi problemi in questo, insomma, tante volte la ragazza che non magari con gli orari, le trasferte, tutto, ci sono un po' di problemi nel rapporto di coppia di solito. Se posso consolare Federico, i problemi ci sono anche per i giornalisti, quindi non è proprio un problema solo dei pokeristi. Quello di cui siamo convinti è che ci sia un grande futuro, che potrà essere da pokerista o chissà, magari da manager nel mondo del poker o magari completamente diverso. Tu hai già scelto, tra virgolette, che cosa fare da grande? Guarda Jack, io sì, mi sono fatto questa domanda tante tante volte. Il piano è quello di continuare a giocare ancora per qualche anno, perché comunque diciamo che il field, il livello è sempre più tosto, soprattutto sulle punto hit. Ormai siamo quasi full reg, quindi comunque non si ottiene il profitto degli ultimi anni. Diventa sempre più difficile portare dei soldi a casa, comunque li porti a casa, insomma. E il piano, ti dicevo, è quello di giocare ancora qualche anno, e avevo intenzione di investire su qualche localino, qualcosa a Malta, che è la location che più mi affascina e dove vivrei tutta la vita. Mi sembra un'ottima scelta, sia per l'aspetto fiscale, il 5%, sia per l'aspetto climatico, 30 gradi, due numeri che se fossero inversi darebbe fastidio, ma così mi sembrano assolutamente perfetti. Questo è Federico Petruzzelli, il capitano del team Premier Win. L'abbiamo conosciuto per voi.